Ragazzi, già abbiamo in pedana la nuova, nuovissima Smart Hashtag One allestimento Brabus. Si nota dal muso frontale molto più aggressivo, cattivo, con queste prese d'aria, anche la parte sotto con il rosso e nero, targhette Brabus ovunque, un cerchio e una pinza importante. Ritroviamo anche il logo Brabus sulle minigonne. Contraddistingue poi dal rosso e nero, che richiama un po' mini John Cooper, la prima serie, l'R56 come colore di lancio, con questa colorazione bicolore. Anche sul posteriore troviamo il logo e l'hashtag one sul nero lucido, sempre sportivo, la nostra targhetta Brabus, questo alettone piccolo che, se vogliamo vedere, ci sta, perché comunque non è niente di troppo vistoso, ma comunque gli dà questa sportività in più. Il nostro tetto panoramico full, andiamo ad aprirla, e questa è la chicca di hashtag one, le maniglie a scomparsa in di colore con la scritta nera, bellissima. Posizione di guida è veramente ampia e comoda. Adesso io, con un'altezza importante, ho la gamba di destra comunque molto comoda, non mi dà nessuna noia questa parte del tunnel, oltre al fatto che qui abbiamo un rivestimento in pelle, quindi comunque andando a toccare non siamo sulla plastica diretta. Posizione di guida appunto ottima, col tunnel centrale. La parte di schermo raggiungibile facilmente, molto ampio, con un touch molto molto preciso. Il nostro display pianto audio della Beats è maggiorato, con questa luce interna che fa molto figo. E la cosa bella è che non abbiamo il pulsante di start, ma quindi basta avere le chiavi a bordo, schiacciare il piede sul freno e lei in automatico è accesa, perché in questo momento voi non avete sentito, ma il sedile si è regolato nella posizione di partenza. Chiudiamo la portiera e basta inserire la marcia, che lei è attiva. Andiamo un attimo a curiosare nel menu principale. Questa è la schermata iniziale, con il mondo centrale, la modalità di guida comfort, questa simpatica volpe di hashtag one. Sotto troviamo la climatizzazione, qui a sinistra delle informazioni di pressione gomme, range di batteria, sopra le classiche icone wifi, orario eccetera, e qui troviamo il 360 che ti fa vedere, guarda che spettacolo, la Smart nella sua essenza. Torniamo sul menu. Questa è la parte secondaria, se vogliamo vedere, con tutte le varie icone extra. Navigazione, anche qui molto facile e veloce lo spostamento sulla mappa, con tutte le varie info disponibili su schermo. Anche qui ci sarebbe un mondo a sé da visualizzare. Le colonnine di ricarica importanti, che ti segnalano, in base a dove siete in questo momento, le più vicine a scorrere, le più lontane, con la disponibilità in questo momento. In questo caso siamo un posto su due, o altrimenti due su due come disponibilità di ricarica, molto molto importante. Torniamo sul menu principale. Vediamo appunto la parte di climatizzazione con la volpe sempre presente. Qui vediamo la qualità dell'aria con i sensori che ha questa Smart. Il driving mode, che fa questo cambio di grafica. Se andiamo su sport, Brabus compare la pista, comfort o eco, e cambia anche sulla parte centrale dello schermo, quindi
anche qui se andiamo a selezionare Sport, Brabus, cambia completamente tutta la vista centrale, è una cosa carina. Quick Control, quindi la parte di settaggio di questa Smart, che anche qui abbiamo un mondo da scoprire. Luci interne, luci esterne, driving assistance, veicoli, settaggio veicolo, veicolo batteria, comunque abbiamo tantissime cose. Gli specchietti laterali che non hanno più il comando sulla portiera e neanche qui, ma si regolano internamente. Il tetto apribile, LED up display, passeggero, comunque c'è veramente un mondo da scoprire. La potenza della sensibilità di sterzo, più dura, più morbida o automatica. Questo è il regeneration, diciamo, in base al rilascio dell'acceleratore. Strong, quindi una sensazione di frenata molto più forte in rilascio acceleratore, oppure standard per il ricarico di energia. Venite a provarla, a vederla in concessionaria in via Zammarchi numero 3 a Brescia, presso il nostro showroom Smart.